colpo di scena a Uomini e Donne. Maria De Filippi, costretta a prendere una dolorosa decisione, clamorose anticipazioni giungono da Maria De Filippi e il suo format, attualmente in pausa, ritorneranno in onda dal prossimo 7 gennaio. Nonostante tutto, però, la redazione continua ad essere a lavoro, e pochi giorni fa è stata registrata una nuova puntata del Trono Over. Ovviamente la protagonista è stata ancora una volta Gemma Galgani, che ha deciso di mollare il suo coan. Vediamo nei dettagli cosa è accaduto. Gemma sedotta e abbandonata, le anticipazioni di riguardanti la registrazione del 27 dicembre vedono al centro dello studio Gemma Galgani. Nell'ultima puntata andata in onda prima della pausa natalizia, la dama di era stata lasciata in lacrime dietro le quinte da quando es. Il cavaliere venezuelano, che nel frattempo è stato attaccato sia sui social che negli studi di essere falso, si è ripresentato da Maria De Filippi cercando di giustificarsi per ennesima volta, senza però riuscirci. La torinese infatti ha deciso di prendere le distanze dal cavaliere, dicendogli addio per sempre. Maria invita Juan Luis ad abbandonare il programma dopo il ben servito di Gemma, che lascerà tutti i presenti senza parole. Juan Luis chiederà di conoscere Aurora, ma la dama non accetterà la sua richiesta. Grazie agli spoiler, possiamo anticipare che per il cavaliere napoletano nessuna donna vorrà intraprendere una conoscenza con lui. Di conseguenza, sarà Maria De Filippi a questo punto ad invitare Ciano a lasciare la trasmissione. Una scelta molto difficile e dolorosa per la conduttrice, visto soprattutto gli ascolti che stava facendo. Da quando è arrivato Ciano, lo share del Trono Over ha avuto una grande impennata, raggiungendo picchi pari al 26%. Da anni ormai le avventure amorose della Galgani appassionano il pubblico a casa, e anche in questo caso, dopo Giorgio Manetti, grazie alla torinese Maria, ha fatto il botto.